Cari bambini, cari genitori, cari docenti, benvenuti a una nuova puntata di Mano d'Autore, il programma che vuol farvi conoscere i magnifici 13, ovvero i 13 grandi pittori che hanno cambiato il modo di fare arte, che lo hanno rivoluzionato. Ecco, il progetto che era nato originariamente reale è diventato cammin facendo virtuale, proprio per combattere il momento attuale un po' difficile che tutti noi viviamo. Abbiamo già conosciuto 5 grandi pittori, oggi ne conosciamo un altro. È un pittore che viene dall'Olanda e di nome fa Mondrian. Ecco, questo pittore aveva iniziato la propria carriera dipingendo la natura che vedeva attorno nella sua bella Olanda, ovvero i mulini a vento e le fattorie. A mano col tempo riduce la gamma dei colori e comincia a colorare con i colori primari. I colori primari, lo ricordo a tutti, sono i 3 colori fondamentali che uniti al bianco e al nero ci danno l'opportunità di dar vita a tutti i colori che conosciamo. Ma quali sono i 3 colori primari? Ditemelo voi, io ve ne dico 2. Il giallo, il blu e, bravi, avete indovinato, proprio quello. Quindi 3 colori più bianco e nero, facciamo tutto quanto. Allora, Mondrian, come ho detto, comincia a dipingere i mulini a vento e le fattorie e dopo va a Parigi. A Parigi conosce altri pittori e a mano cambia il proprio modo di fare pittura. Continua a dipingere la natura perché la natura gli regala forti emozioni, ma il lavoro che lui fa sulla natura è un lavoro molto spirituale. Lui è alla ricerca dell'equilibrio nelle forme della natura e quindi col tempo cerca di togliere il di più per arrivare al cuore delle cose, riducendo tratti e colori. L'albero che lui ha sempre dipinto a mano diventa una griglia. Ma proviamo un attimo a vedere, perché noi Mondrian lo conosciamo proprio per le griglie riempite di colori primari, ma quelle griglie sono in realtà alberi. Prendiamo il primo albero, l'albero rosso. Vedete, l'albero è molto fedele alla realtà, è un albero proprio come noi lo vediamo, ma attenti, con l'albero blu tutto viene ridotto e anche i rami diventano meno contorti. Ma è con l'albero argentato che noi vediamo tutti i rami diventare come archi in equilibrio. E poi, nell'albero in fiore, la geometria prende il posto dei rami. Le griglie di Mondrian sono dettate più dall'intuito, dal cuore, che non dal calcolo, ed è per questo che non troviamo griglie una uguale all'altra, ma vediamo una grande varietà nelle sue griglie. Tutto quello che noi vediamo dei quadri di Mondrian è tutto molto difficile, perché dovete capire che realizzare un'opera d'arte con poche righe e pochi colori è veramente difficile. È un po' come per le nonne riuscire a cucinare con 3 ingredienti, con acqua, pane e farina. Ecco, voi date acqua, pane e farina a una nonna e lei vi crea dei capolavori, ma creare capolavori con 3 pochi, con 3 piccoli ingredienti è veramente difficile. Con tutto quello che abbiamo a disposizione diventa tutto più facile, ma con poco diventa tutto più complicato. Per cui diffidiamo dall'apparente facilità. Mondrian è considerato il padre della grafica pubblicitaria, delle moderne pubblicità ridotte proprio al minimo. Mondrian, come vi ho detto, adotta i colori primari, ma vi avete già detto voi che li conoscete perfettamente, che il blu,
il giallo è, avete indovinato, e le griglie di Mondrian sono praticamente l'origine di tutto quello che può accadere per forme e per colori. È proprio la base, il germoglio da cui nasce un albero magnifico colmo di fiori. E io adesso vi lascio vedere alcune immagini a conclusione della lezione, immagini che vi fanno capire quanto Mondrian sia stato amato nel mondo della moda e di tutti i gadget che noi magari possiamo comprare, come portachiavi, come borse, come cravatte o anche come bicchieri. E il gran finale è con dei personaggi che tutti voi conoscete in versione Mondrian, ovvero i conoscete, quindi non ve lo dico. Un abbraccio a tutti e vi attendo col tutorial, perché dovremo realizzare una mano d'autore come l'avrebbe fatta il grande Mondrian, uno dei magnifici 13. Ma ricordate, attenti, perché dovrete veramente prestare la massima attenzione alla mano che dovrete realizzare e vedrete che farete una mano d'autore incredibilmente bella, che metterete nell'album con le altre per fermare il ricordo di questo momento di lezioni virtuali. Un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo presto. Cari bambini, buongiorno, benvenuti al tutorial per realizzare la mano d'autore come l'avrebbe fatta Mondrian. Quindi dovremo per prima cosa tracciare una griglia molto particolare. Però, prima ancora della griglia, dobbiamo riportare sul foglio bianco la mano. Quindi con la matita punta fine facciamo il contorno della mano. E per fare più rapidi, io l'ho già preparata, ve la faccio vedere la mano come tutte le altre volte. Ora dobbiamo munirci di un righello e tracciare delle linee lontane una dall'altra in modo tale che non si tocchino mai. Per fare le righe dritte ed evitare che si tocchino, quindi il nome di queste righe è parallele per chi ancora non le conosce, dobbiamo appoggiare il righello al bordo del foglio e poi tracciamo la nostra linea. Naturalmente quando incontriamo le dita dobbiamo fermarci. Per farla proprio parallela, quindi sempre lontana in modo uguale dall'altra, spostiamo la riga e ci appoggiamo al segno che avevamo tracciato e ne facciamo un'altra. Ecco, alla fine avremo fatto tante linee per il lato lungo, quindi lunghe, dopodiché le faremo per il lato corto, quindi giriamo il foglio, appoggiamo la riga anche qua al bordo del foglio e facciamo anche qui delle linee, spostiamo il righello. Ecco, se avete dei righelli uno più stretto e uno più largo, il lavoro viene ancora più bello, perché è bello che le linee non siano tutte uguali come ampiezza, ma qualcuna sia più larga e qualcuna sia più stretta. Però fate con quello che avete, perché l'obiettivo del progetto è non andare a comprare nulla e lavorare con il materiale che abbiamo attorno noi. Ecco, alla fine vi faccio vedere il foglio tutto con i rettangoli praticamente che compongono la griglia che in origine per Mondrian, come vi ho detto, era un albero. Ora possiamo ancora dividere magari questi quadretti in un quadretto più piccolo, dividendoli praticamente alternati, non tutti uguali, magari ne saltiamo due e dividiamo quello successivo in questo modo. Ecco, vedete? E vi faccio vedere meglio con il foglio che ho già preparato. Praticamente
praticamente per i più bravi si può arrivare a fare una cosa del genere, ma altrimenti potete anche renderlo molto più semplice come vi ho fatto vedere all'inizio. Ora, dobbiamo cominciare a colorare questi quadretti. Mondrian li dipingeva con i colori primari, più il bianco e il nero. Allora, noi dobbiamo prendere i colori primari, che come abbiamo detto, il giallo, il blu e quale? Ma certo, e il rosso, e cominciamo a colorarli. Ma attenzione, dobbiamo colorare alcuni quadretti gialli, ma mai un giallo vicino all'altro. Quindi se io coloro di giallo questo, non potrò colorare di giallo gli altri che sono vicini a lui. E quindi colorerò magari questo. Adesso lo coloriamo tutto bene, rimaniamo dentro nei contorni, cerchiamo di calcare un pochino in modo tale da far vedere bene il colore. Ecco, una volta che li abbiamo colorati tutti, lasciandone qualcuno bianco e qualcuno colorandolo di nero come faceva Mondrian, ad esempio vedete questo lo possiamo colorare di nero, ci troveremo una mano come questa. Vedete tutto il fondo con i colori primari, tanti gialli, tanti blu, tanti rossi, un po' di neri e qualcuno è rimasto bianco. Bianca è anche la mano. Allora vi do tre possibilità per colorare la mano. La numero uno, che è la più facile, coloriamo di un colore differente da quelli adoperati, quindi un colore secondario, ovvero un colore che nasce dall'unione dei primari. Ad esempio, qui lo conoscete tutti già quando andavate all'asilo, prendiamo il verde che nasce dall'unione del blu con il giallo e facciamo la mano tutta bella verde, coloriamo le linee tutte nella medesima direzione e alla fine ci troveremo una mano come questa. Vedete che bello? Il lavoro potrebbe già essere finito così, però prima di dire che è finito dobbiamo fare il contorno della mano nera e questa qui è la mano terminata. Ancora per i più bravi, se avete un tratto pen o un pennarello nero a punta fine, potete rimettere il righello sulle righe tracciate a matita e fare il bordino nero per dargli ancora più evidenza. Vedete che bella che è? Ipotesi numero due, per chi proprio vuole fare una cosa particolare, prendete un sacchetto di quelli che magari avete a casa, tutti belli colorati quando avete comprato o dei libri o delle scarpe. Appoggiate la mano, però attenti, non dovete appoggiare la mano sulla parte bianca, ma sulla parte colorata, e qui con un pennarello indelebile o con una matita fate il contorno della mano che poi andrete a ritagliare, come ho già fatto io con questa mano, vedete, e andrete ad incollare sulla mano che prima era bianca e vi troverete un lavoro fatto così, un Mondrian d'avanguardia, ecco, una cosa completamente nuova. Per proprio i temerari, per i bravi, quelli che ormai non hanno più problemi col righello, con la matita e ce la fanno fare anche una cosa difficile, molto difficile, potete fare una griglia anche all'interno della mano, però i quadretti che avrete realizzato all'interno della mano li dovete colorare tutti con colori secondari, ovvero questi. Quali sono i colori secondari? Facciamo un rapido ripasso: il verde che nasce dall'unione del giallo con il blu, il viola che nasce dall'unione del blu con il rosso e l'arancione che nasce dall'unione del giallo con, avete indovinato, con il rosso. Perfetto, contorno della mano, contorno per chi vuole anche delle linee del fondo e abbiamo una magnifica mano di Mondrian che per conto mio nemmeno Mondrian ce l'avrebbe fatta a fare una mano così bella. Per cui bravi, io tendo di vedere le opere che andrete a realizzare e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Magnifici 13, ma soprattutto di Mano d'Autore, il progetto virtuale che quest'anno vogliamo portare avanti con tutti voi. E vi do appuntamento con il nuovo pittore che andremo a conoscere la prossima puntata, che sarà, udite udite,
Andy Warhol, il re della pop art. Un abbraccio a tutti e ci vediamo. Ciao!